Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, settimo episodio per la nostra serie dedicata a Final Fantasy XII The Zodiac Age. In questo video, a differenza del precedente, diamo molto più spazio, finalmente direi anche al gameplay, piuttosto che alla tanta trama di storia. Infatti, una volta aperto il cancello, belli pronti, equipaggiati e convinti, iniziamo ad esplorare le gallerie di Bareim. E ci troviamo subito di fronte un mimic di grandi dimensioni che si fa ciucciare la corrente ed abbassa la batteria. Vi ricordo che l'indicatore della batteria serve per poter usufruire anche dell'utilizzo di alcuni dispositivi elettrici per apertura, cancelli e quant'altro. Quindi avendo un basso indicatore di batteria appariranno sicuramente nemici più fastidiosi del normale da affrontare come gli zombie e non potremo operare per avanzare in alcune zone della mappa. Quindi massacrando i mimic che ciucciano corrente, possiamo tranquillamente riaverla in cambio. Se siamo curiosi, tramite sempre l'equipaggiamento di Baltier col bracciale per avere attivo Scan, vediamo già che il Batter Mimic, per l'esattezza di livello 7, ha un totale di 520 punti vita ed è debole a ghiaccio o gelo che dir si voglia. Purtroppo non abbiamo ancora la possibilità di utilizzare l'incantesimo Blizzard e quindi picchiamo come degli ossessi fisicamente. Se nel caso, come appena avvenuto, veniamo intaccati dal veleno, andiamo su magia bianca e siccome non abbiamo una benevata mazza, utilizziamo un oggetto, scusate. Cioè l'incantesimo per ripulirci da questo status, cioè Triaca, l'abbiamo acquistato al termine dell'episodio precedente, ma non abbiamo ancora i punti licenza per attivarlo tra le competenze di Fran. Quindi ci andiamo semplicemente con un antidoto. Facciamo anche un controllo velocissimo, abbiamo solo 26 punti licenza, sono un po' pochini, e per andarci a prendere Vocal e Triaca c'è un bel po' di strada da fare, quindi per il momento è abbastanza fuori portata. Però andiamo avanti comunque benissimo lo stesso, via, giubbotte. E qui ci prendiamo anche il contenuto di questo forzierino del tesoro, 66 guil, e continuiamo ad avanzare. Come avete visto poi dall'eliminazione del Batter Mimic, un pochettino la batteria è salita. Se continua a scendere è perché c'è un altro in zona che continua sempre, eccolo qui, a tirar via la corrente. Quindi lo eliminiamo molto in fretta e ce la riprendiamo. Un'ottima coda di fenice, vediamo qui dentro cosa c'è, un'altra bella pozioncina. Direi che la possiamo anche usare subito senza neanche stare a dar fastidio a Fran, e siccome ci hanno un po' spostato anche la posizione degli oggetti, andiamo sicuramente su inventario molto molto velocemente, oggetti, e con quadrato facciamo un riordino automatico. Non ho venduto la ferrugine, scusate, però se volete si può tranquillamente vendere ad un piccolo prezzo. Altra cosa importante, come nemico in questa zona c'è il classico pipistrello di sangue, debole a terra come elemento. Se ricordiamo bene, e ricordiamo bene, il bastone nuovo di Van ha infuso in sé l'elemento terra, quindi in teoria anche con un colpo solo dovremmo riuscire direttamente ad eliminare questo tipo di avversario piuttosto fastidioso. Infatti facciamo, con un colpo non lo eliminiamo, però facciamo 137, praticamente il doppio rispetto a un danno normale. Quindi anche con la consapevolezza di ciò che andremo ad affrontare in quanto boss fight o comunque sia nemici mob randomici, riusciamo sicuramente poi a fare anche la scelta migliore e più opportuna quando andiamo ad acquistare gli equipaggiamenti o a sistemare le abilità dei nostri personaggi. La consapevolezza, ragazzuoli, è la chiave del successo anche per alcuni tipi di impostazioni di gameplay più o meno avanzate. Di qui ci troviamo di fronte ad un bivio. Andiamo prima a sinistra a ripulire l'area dei mob e poi ce ne andiamo verso destra. Ed è così che appare un altro fastidiosissimo Batter Mimic.
Io sì, c'ho la corrente. Posso affermare con gran soddisfazione, e sono contento anche se posso di darvi una mano anche in questo, che i Gambit sono veramente sistemati bene, funzionano più che egregiamente. Di qui sistemiamo gli altri mobili, torniamo sui nostri passi a quest'altro bivio per andare poi a recuperare il contenuto della giara del tesoro più particolare che, come sempre, contiene la mappa del posto. Considerate che, come già avvenuto in precedenza e accadrà sicuramente anche in futuro, la posizione di alcuni forzieri, non come le giare più importanti con le mappe, e il loro contenuto può variare. Infatti c'è dal solito un 50% di solito per quanto riguarda il contenuto di alcune giare tra oggetti e quantità di soldi, oltre anche al loro posizionamento. Alcune sembrano essere fisse, altre sono mobili e variabili. Quindi è sempre giusto dare un'occhiatina a tutte le parti. Non prendersi paura e panico se alcune giare possono mancare nella vostra partita, perché sicuramente staranno messe altrove. Oh, un ottimo etere. Perfetto così. Ed è in questo modo di gran carriera che ci stiamo avvicinando anche alla prossima area. Quindi, come vedete, anche l'esplorazione, così come in tanti altri posti, anche qui è piuttosto lineare e guidata, non c'è poi tanta difficoltà nel capire dove andare. Prima di procedere oltre ed andare avanti, abbattiamo questo Butter Mimic che ci sta provando, il furbetto. E decidiamo di andarcene da quest'altra parte, quindi è una zona opzionale per andare a vedere se c'è qualcosa di interessante da ottenere. Passiamo prima sopra, andiamo sul ponte distrutto e recuperiamo in maniera fissa e standard una briglia da guerra. Che cos'è questo nuovo accessorio? La briglia da guerra è un accessorio che permette di rispondere con attacca ai colpi dei nemici. Non so dirvi con esattezza se la risposta è automatica oltre già la mossa che è in caricamento, oppure se va a prendersi la priorità e quindi scavalca qualsiasi altra operazione, però è sicuramente un buon accessorio perché offre più 2 punti in più forza. Al momento non possiamo utilizzarlo con Baltier, perché non credo che ne abbiamo gli LP al momento disponibili. Possiamo comunque sia fare un piccolo test, queste cose le vedo direttamente con voi subito, in live assoluta. 25 più 35, no, ma neanche morti. Praticamente 60, stiamo a 54. Però a breve potremmo fare anche un piccolo test. Poi lo scan, mal che vada, lo spostiamo direttamente su Fran. Manteniamo tutte le abilità, abbiamo anche quella in più. Quindi sacrifichiamo leggermente 2 banali parametri di Fran per poter potenziare un pochettino di più anche Baltier. Otteniamo un ramo, questo è sempre un drop casuale, che è un'arma da mago bianco. Al limite sono tutte cose che si possono comunque comprare a dei prezzi relativamente irrisori. Dai, vari mercanti in giro. Diamo sempre la precedenza, a differenza dal solito, al mimic più grande, quindi al Butter Mimic che tira via la corrente piuttosto che non ai piccolini. E la zona era abbastanza pregna di questi rompiscatole. Ok, uccisi tutti. Altra cassettina. Una cetra, che dovrebbe essere uno scudo, non so se è meglio di ciò che già abbiamo, ma non credo, infatti no. Ed ogni tanto dice botta di culo anche a me, per fortuna, con gli equipaggiamenti drop, anche se poi non sono importantissimi. Torniamo sui nostri passi e continuiamo ad avanzare per la strada che inizialmente avevamo tralasciato. E ci spariamo anche un 8° level up. Qui andiamo ad affrontare 2 budini, debole chiaramente a fuoco. Per agevolarci un pochettino, concludiamo un attimo il turno di Fran attualmente, e se quest'ultima non deve curare nessuno, possiamo anche azzardare magia nera e fire, così da accelerare non di poco il combattimento contro questo tipo di nemico.
perché facciamo la bellezza di 237 danni. Qualora lei stesse curando qualcuno, lasciamola completare la cura e poi passiamo ad eventuali incantesimi. Il gioco ci segnala che c'è un Butter Mimic in zona che sta assorbendo energia elettrica, quindi affrettiamoci un attimo, andiamolo a cercare, un altro budino strafastidioso, apriamo subito con un bel fire. Direi che in questa zona della galleria possiamo anche decidere di rendere leader il nostro personaggio giocante direttamente da noi, Fran. Tanto i personaggi sono comunque ben impostati e dovrebbero cavarsela da solo lo stesso. Perché? Perché ci risulterà molto più comodo decidere quando e come utilizzare Fire. In questo caso andiamo anche a prevalicare energia. Non abbiamo neanche fatto in tempo, è già morto. E qui su in cima stavolta non c'è niente. Questa qui in particolare dovrebbe essere una zona veramente molto densa di budini, oltre ai Butter Mimic. Nove guild, le grandi ricompense. Nel qual caso uno dei nostri personaggi vada in status alterato negativo cecità, non sto neanche più a dirlo, ci abbiamo già Lux. E tutti i mimic di zona, anzi scusate, tutti i budini di zona sono stati sistemati, oltre anche ai Butter Mimic. Andiamo ad operare con questo comando del cancello, che è quello che più ci interessa. E quindi apriamo il gran cancellone dove precedentemente avevamo trovato la strada chiusa e un Butter Mimic che tirava via la corrente. Si sente un rumore verso sud, il cancello si è aperto. Ok, di qui siccome in teoria i budini non dovrebbero esserci più in quantità come prima, possiamo anche tornare a selezionare come leader Ban, ve lo confermo. Quindi, dal menu così principale, premiamo soltanto la croce direzionale in su e andiamo su Ban. Abbiamo di fronte due Pyros, deboli chiaramente ad acqua, non belligeranti, però sapete che io sono un attacco a brighe maledetto. E quindi ci vado a rompergli le balle per forza. Iniziamo da quello senza protect se ce n'è, così che muore un po' prima, tanto ecco si è appena protetto. Vi consiglio sempre di attaccare i nemici anche non aggressivi qualora, controllando con scan, vedete che sono più che abbordabili. E tentativo di ottenere anche magari qualche oggettino drop come ricompensa in più, qualche LP al solito che non fa mai male, qualche punticino esperienza, anche se non importantissimo quanto attualmente i punti licenza o eventualmente drop da vendere. Chiaramente se è troppo fuori portata, lasciateli stare. Misto ga arete iru. さすがは将軍閣下。裏切り者だ。どうだかな。この目で見たわけじゃない。
兄さんが見た。レックスか。二つ下の弟がいると言っていた。そうか、君なのか。彼はあれからどうして死んだ。残念だ。お前がやったんだろ。君に真実を伝えるのが私の務めだな。無事でしょうか。大丈夫。でも調印式が終わっていたら。将軍、いえ、何とかします。そこから帰ってください。マジで待っていたってな。まずは将軍の方法のために。どうしてあなたが、なぜこんなことを。陛下は売国奴だ。双子の弟？できすぎだ。回りくどい陰謀だが筋は通ってる。あいつ似てたしな。信じられるかよ。無理もない。私がレックスを巻き込んだのだ。すまなかった。あんたの仲間扱いされて、兄さんは何もかもなくした。今さら。私はいい。彼を信じてやってくれ。彼は立派な若者だった。最後まで祖国を守ろうとした。いや、弟を守りたかったのだろうな。あんたが決めるな。ならお前が決めろ。楽になれる方を選べばいい。どうせ戻らない。Ed anche se piuttosto cinico, a dirla tutta, Baltier alla fin fine c'ha ragione. Quindi, completata anche questa scena di intermezzo, approfittiamo del salvo cristallo sia per ricaricare la vita che per salvare i nostri progressi. Di qui accediamo chiaramente a quest'altra nuova area dove ci saranno diversi forzieri del tesoro. Attenzione, non tutti sono effettivamente forzieri, alcuni potrebbero essere dei mimic che si travestono da forzieri, come per l'appunto questo. Quindi ogni volta che vi avvicinate a un forziere vi consiglio sempre di stare molto attenti, mai prenderlo con leggerezza, perché potrebbe risultare poi un combattimento un pochettino svantaggioso. Cioè, comunque da dire che i Gambit l'abbiamo messi talmente tanto bene che non dobbiamo preoccuparci di nulla. Però qualora preferiate un combattimento molto più manuale e personalizzato, occhio. Quindi continuiamo ancora a girare per illustrare per bene la mappina. Speriamo che i prossimi forzieri non siano tutti quanti dei Mimic. Infatti abbiamo trovato un antidoto e 123 guild. E qui c'è un altro e invece un nemico Mimic che peraltro finora non abbiamo ancora mai visto per bene. Ha 334 punti vita a livello 7 ed è debole a vento. Al solito non abbiamo attacchi elementari di questo tipo, per cui meniamo le mani come se non ci fosse un domani e va benissimo lo stesso. Di qui la situazione si complica un pochettino di più, perché la mappa è leggermente più grande, ci sono diversi batter mimic che vogliono tirar via la corrente, quindi prima riusciamo ad essere efficaci e meglio è. Quindi facciamo una bella corsetta per eliminarli tutti e tre se non ricordo male, così che la batteria non si consumi mai troppo, anche perché una volta scesi sotto al 30% inizieranno ad apparire continuamente degli scheletri da sotto il terreno. Sono degli avversari piuttosto facili da sconfiggere, ma comunque molto molto fastidiosi perché appaiono continuamente col buio. Quindi eliminando tutti i batter mimic avremo poi la tranquillità di esplorare meglio anche quest'area della mappa. Stando al 100%, siccome l'indicatore non scende più, è segno anche che l'abbiamo eliminati tutti quanti. Fatto questo, quindi torniamo sui nostri passi, ci possiamo anche focalizzare sulla belva ribelle con 410 punti vita. Chiaramente questi nemici possono utilizzare su se stessi l'incantesimo di magia bianca e rigene che gli permette di recuperare punti vita nel tempo, non con particolare efficacia, ma comunque sia lo fanno, e tenderci a prendere tutti i forzerini in zona.
Abbiamo preso una gran pozione, di cui se avete molta fortuna, non ricordo esattamente il nome, ma si può anche riuscire ad ottenere un abito, di natura magica, quindi per Fran, di licenza 5, quindi qualcosa di fenomenale per questo punto dell'avventura. Però al solito è drop, quindi fortuna e mai bravura. E ripulito tutto, chiaramente poi possiamo riprendere l'avanzamento della storia. Ed ecco qui questa specie di rospi giganti che si usano rigene. Come vedete non è che abbia molto effetto al momento, anche perché non hanno grandi punti vita e quindi muoiono lo stesso. Giunti fin qui, come possiamo vedere anche dalla mappa, non manca molto per completare tutta la zona delle gallerie. Quindi accediamo alla penultima area di questo settore. Utilizziamo il salvocristallo, al solito per recuperare punti vita, ripulirci da status alterati negativi, riprendere mana e se volete anche per salvare. E prima di fare qualsiasi altra cosa, apriamo il menu e anche se, lo so ragazzi, vi chiedo scusa che sono un po' parecchio palloso a soffermarmi su punti sempre simili, però ricontrolliamo ancora una volta per sicurezza il Gambit, perché a breve affronteremo una situazione piuttosto impegnativa, può essere anche difficile da superare la prossima sfida di gioco e quindi è bene prepararsi a dovere. Ok, cambiamo questo Gambit con uno che abbiamo acquistato al termine dello scorso episodio, dell'episodio 6, che è alleato con HP meno 60%. In questo modo Fran picchierà sicuramente un po' di meno, però sarà molto più propensa ed efficace per le cure. Infatti i nostri personaggi e lei stessa non verranno curati quando staranno al 50% della vita, ma al 60%. Sembrerebbe una cosa stupida, ma vi assicuro che può fare la differenza nel mantenere in ottima, comunque buona salute, tutti i membri del party, e quindi ci togliamo il pensiero delle cure e del rimanere in vita. Per Bash non si può fare nulla, e per ora sta bene così, e per tutti gli altri va bene la stessa cosa, non ci sono grossi problemi. Vediamo se sulle licenze possiamo fare insieme in tempo reale qualche modifica, e penso proprio di sì. Per gli equipaggiamenti, finché non otteniamo il bambù da guerra è inutile andare già a comprare la licenza 3, tanto gli altri bastoni arriveranno molto più avanti. E quindi possiamo spendere i nostri bei 70 punti in questo momento, sia per un incremento HP di 70, sia per un incremento di 110, quindi ci prendiamo più 180 punti vita per essere ancora più tank e quindi stare ancora più tranquilli. In alternativa, se vogliamo, siccome non è che ci sia proprio tantissimo altro da scegliere, anche se la licenza scan qui non fa affatto schifo, anzi, possiamo già iniziare a prenderci da questa strada l'indirizzo per prima pronto soccorso se vogliamo e poi soprattutto scan. Dopodiché con Baltier possiamo anche imparare l'arte della panacea licenza 1, praticamente un oggetto che cura da molti status alterati, ma che con l'incremento della sua efficacia può curare ancora più cose diverse, tra cui anche sonno, crisi, inerzia e inabilità, tutti status che al momento non ci vengono proposti, ma che in futuro avremo modo di affrontare e sono molto scomodi, quindi ci togliamo subito il pensiero, tanto di punti ne abbiamo un bel po'. Potremmo prendere saccheggio come apoteosi, ma poi vi spiegherò più avanti che cos'è, per ora non ci interessa, non è utile. Come si può pensare, incrementiamo un pochettino gli accessori per arrivare a Briglia da Guerra e per il resto stiamo benissimo così. Passiamo infine velocemente a Fran, qui la cosa è un pochettino più delicata e facciamo quanto serve al momento per prendergli qualche gambit e per fare il prima possibile nel raggiungere Vocal e Triaca, che saranno comunque molto d'aiuto anche più avanti. Oltre al compenso, recupera punti mana quando si subiscono dei danni, non è efficace come quando si fanno danni, ma va comunque bene. I gambit li andiamo a comprare non perché sono soltanto di strada, ma soprattutto anche perché a breve li andremo ad impostare, qualche voce in più ci fa sicuramente molto molto comodo. Oltre anche che in questo modo avremo l'accesso poi a Protect Shell, soprattutto Protect è una mano santa, e poi più avanti ad altri incantesimi sia di cura che di attacco.
vediamo anche su status Fran, che conosce Dark benissimo. Cosa buona e giusta. Bene così, finalmente ci siamo. Scusate il tentennamento e vi ringrazio per la pazienza. Ripristiniamo ancora punti vita e andiamo a menare le mani. Ricordate che nei giochi di ruolo tipo Final Fantasy è importante il combattimento quanto la preparazione. Mai abusare né dell'una parte né dell'altra per quanto riguarda la teoria e la pratica del gioco. Diamo sempre paro spazio, pari importanza e misura a tutte e due le cose perché sono completamente complementari. Ed è così che accedendo a questa sorta di arena e area finale per le gallerie di Bahrain che affrontiamo il prossimo combattimento boss fight. La regina Mimic. Anche in questo caso l'abbassamento dell'indicatore batteria complica di più le cose, quindi tanto per cominciare partiamo subito contro uno delle mini battery, magari anche la bigla più vicina per iniziare a eliminare i piccolini. Lei in questo caso andrà mano a mano a riprodurre la prole, quindi creerà altri piccoli mini battery che andranno sui cavi elettrici, ma non lo farà con una costanza tale da renderci impossibile il combattimento, bensì quando creerà la prole sarà completamente vulnerabile ai nostri danni e quindi spezzetteremo questo combattimento di boss fight tra l'eliminazione dei piccoli mob e l'eliminazione della vita del boss stesso. Quando il boss oscillerà intorno al 25-30% di vita faremo finta che i mini battery non esistano più anche se verranno creati e ci focalizzeremo solo ed unicamente sul nemico, vero e proprio principale boss, fino alla sua uccisione. Quindi si comincia. Molte impostazioni vedremo in maniera manuale nella scelta dei nemici. Il più vicino è il C, quindi andiamo subito da questo. Togliamo anche la mappa in sovraimpressione che non serve più. Andiamo sul D e facciamo tutto il giro. Vedete come la batteria cala molto velocemente, ma allo stesso modo siamo abbastanza veloci e bravi da poterla ricreare. E la regina Mimic ha usato la tecnica prole, quindi ha creato un'altra piccola mini battery. Inizialmente si può essere un pochettino in affanno nell'eliminare questi piccoli mob, ma prendendo bene il ritmo riusciamo poi a trarre margine di vantaggio, ci avviciniamo molto al boss e finalmente adesso iniziamo a picchiare. Vedete quanta vita riusciamo a togliere se la picchiamo un po'. Ok, generato altra prole, per cui subito sul piccolino che scappa e torniamo subito sul boss. Si cura con soffio vitale, ma ciò che può curarsi è nulla in confronto a ciò che possiamo togliere. Nuovamente prole e quindi subito addosso. Arrivati a questo punto, il boss può utilizzare questa tecnica super potente, ma che in realtà non è che faccia dei danni apocalittici su di noi. Sicuramente ci danneggia, ma tra la pozione del Gambit di Vance, e la tecnica energia di Fran, stiamo tutti a posto. Questa è l'altra tecnica che può usare, ma direi che ormai è spacciata. Quindi ci ha provato. Baltire ci è andato vicino ad un passo dal morirci, però è stata comunque sia disintegrata. Poi considerate che ogni partita e boss fight è a sé, anche per quanto riguarda l'esperienza di ogni videogiocatore, quindi questa partita lei è stata piuttosto aggressiva e fastidiosa. Ma in tanti altri tentativi vi assicuro che queste tecniche neanche le utilizza. Quindi molto più semplice di quanto non sembri. Finalmente, respiriamo un po' di aria nuova, perché fresca non credo proprio nel deserto, e riacquistiamo la nostra meritatissima libertà. Ed è così che viene aggiornata anche la prossima destinazione di gioco e la nostra posizione attuale. Quindi diciamo che dovremo ritornare in breve a Rabanastre, seguendo tutto un percorso in mezzo al deserto. Ma sarà qualcosa che svolgeremo nel prossimo episodio, infatti ragazzuoli, detto fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il settimo episodio della nostra serie di Final Fantasy XII, The Zodiac Age, tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!